storico di Ardea. Parliamo ancora di carnevale con la festa che c'è stata ad Ostia Antica. Alberto Tabì. Anche Ostia Antica festeggia il carnevale, l'associazione Tor San Michele propone 6 carri più un trenino tutto dedicato ai bambini. La sfilata è preceduta dalle majorette di Cezze e dalla banda musicale Feronia Capena. Come ogni anno il Borgo di Ostia Antica propone il suo carnevale con questa manifestazione organizzata anche dai ragazzi dell'oratorio e dagli scout. Quindi quest'anno Borgo in maschera. il Borgo in maschera, quest'anno si è voluto agglomerare tutte le due manifestazioni insieme, grazie anche all'intervento, diciamo, del 13° municipio con l'assessore Olive, con l'associazione Tor San Michele, l'associazione Noi e Voi di Stagni e l'associazione FOA. Abbiamo agglomerato questo carnevale rendendolo un'unica festa. Si divertono i piccoli, ma anche i grandi. Molto di più dei piccoli ci divertiamo, anche perché è la prima volta che riusciamo a salire su un E carro. cos'è questo carro? Carro delle Befane. Voi siete di Ostia Antica? Sì! Com'è questo carnevale qui ad Ostia Antica? Bellissimo! Senti, che cos'è questo carro? È un carro dove sono tutti i bambini. È un Pinocchio. Pinocchio, in quanti siete lì sotto? È 5 milioni. È divertente questo carnevale? Sì, molto! Sì, è Però bellissimo! Ostia Antica, siamo rustici! Che carro è questo vostro? Questo è il carro dei dinosauri, dei mostri. Felicissimi di rispolverare vestiti dall'antico baule della nonna, è la prima volta che riusciamo a salire su un carro, quindi cosa di più divertente. Al termine della sfilata tutti i partecipanti si sono ritrovati nella parte più caratteristica del quartiere per celebrare la tradizionale festa Borgo in maschera. Da Ostia Antica per Canale 10, Alberto Tabì. L'applauso lo faccio anche io, anche a tutti noi di Canale 10, perché abbiamo veramente seguito il carnevale alla grande. Vi ricordo che, tra l'altro, oggi martedì grasso, oltre a questo ampio spazio dedicato nel TG, ci sarà anche la ripresa integrale del carnevale.